Si svegli, Mr. Freeman, si svegli. Non che voglia insinuare che lei abbia dormito sul lavoro. Nessuno merita riposo più di lei. Ma tutti gli sforzi del mondo risulterebbero vani finché... Diciamo solo che è di nuovo giunto il suo momento. L'uomo giusto nel posto sbagliato può fare una grande differenza. Perciò si svegli, Mr. Freeman. Apra gli occhi e si svegli. Fine del viaggio. Benvenuti. Benvenuti a City 17. Avete scelto o siete stati scelti per uno dei nostri più rinomati centri urbani. D'accordo, vado, ok. City 17 è così accogliente che ho deciso di stabilire la mia amministrazione qui. Nella cittadella offerta gentilmente dai nostri benefattori. Sono orgoglioso. Un attimo. Dove si porta? Nella mia casa. Quindi, che siate qui per restare o soltanto di passaggio verso mete sconosciute, benvenuti a City 17. Qui è più sicuro. Deve essere un errore. Ho un buono per il trasferimento, proprio come tutti gli altri. Entra! Possibile 647, identificazione guardiere. Hai bisogno di aiuto? Faccio io! Coprimi! Sì, avrò bisogno di un po' di privacy per questo. Quella birra che ti dovevo. Sono io, Gordon. Barney, di Black Mesa. Scusa se ti ho spaventato. Dovevo esibirmi per le telecamere. Sto lavorando in incognito con la protezione civile. Devo fare in fretta o si sospettiranno. Sono alquanto lontano dal mio standard. Sì, Barney, cosa c'è? Sono nel bel mezzo di un test importante. Scusa, Doc, ma guarda chi c'è. Buon Dio! Gordon Freeman! Mi aspettavo più preavviso. Sì, sia tu che io, Doc. Stava per salire sull'espresso per Nova Prospect. Beh, Barney, cosa intendi? Sto pensando. Alex è qui, in giro. Avrà certo un'idea migliore per farlo arrivare qui. Beh, finché sta alla larga dai checkpoint, non dovremmo avere problemi. Devo andare, stiamo già correndo abbastanza rischi. Molto bene. Gordon, piacere di vederti. Ok, Gordon, dovrei raggiungere il laboratorio del dottor Kleiner da solo. Oh no, è quello che temevo! Entra qui, Gordon, o rovinerai la mia copertura! Accatasta un po' di roba per passare da quella finestra e vai fino alla piazza. Ci vediamo più tardi.
Vi leggo la lettera che ho ricevuto di recente. Ho detto di mettere nel bidone. Perché il combine ritiene giusto sopprimere il nostro ciclo riproduttivo? In fede un cittadino preoccupato. Grazie per la lettera, preoccupato. Naturalmente la tua domanda nasce da un impulso biologico primario, da cui derivano le speranze e le paure per il futuro della nostra specie. Ma in essa vi leggo anche qualcos'altro. I nostri benefattori sanno davvero cosa è meglio per voi? Cosa da loro Proseguire. Onorati, 603 violazione. Agente continuo. Naturalmente la tua domanda. Oh, pensavo fosse un poliziotto. È uno di noi. Guardali laggiù. Lo sapevo che sarebbero venuti per noi. Spero che si stia sbagliando. Posso più. Campo di attenzione residenti. Conteggio errato rilevato nell'isolato. Collaborando con il team di protezione civile, si ha diritto alle provviste complete. Attento. Non c'è tempo da perdere. Avviso ai cittadini. Il rifiuto a collaborare comporta la rilocazione extramondo permanente. Continui. Verso il tetto. Il dottor Freeman, presumo. Attenzione, persona non identificata. Sbrighiamoci. Confermare il combine sarà anche lento a svegliarsi, ma una volta sveglio meglio non capitargli le mani. Il dottor Kleiner ha detto che saresti passato di qui. Non credo abbia pensato che potevi non avere una mappa.